doppietta stratosferica in gigante, la prima in carriera della straordinaria per coraggio e tecnica Federica Brignone sulla pista di Tremblant in Canada. Una tigre vera, come quella riprodotta sul suo casco. Un recupero inarrivabile per tutte le avversarie, dalla sesta posizione della prima manche alla vittoria numero 23 in Coppa del Mondo. In due giorni raggiunge e supera Goggia, diventando in solitaria l'azzurra più vincente di sempre in Coppa. Ciò che impressiona della 33enne valdostana è il coraggio col quale si butta sulla Flying Mile, con forti raffiche di vento e visibilità molto scarsa dovuta alla crescente nevicata. Nessuna riesce ad avere questo giovanile ardore e si tiene dietro la svizzera Laragut Berami a 33 centesimi, ancora leader della classifica dei giganti, ma per soli 5 punti, sulla nostra, e Michaela Schifrin a 39 centesimi. Brignone porta il 122esimo successo di un azzurro in Coppa del Mondo, il suo 59esimo podio. Ancora una buona prova di tutta la squadra azzurra, con Marta Bassin ottava, Sofia Goggia decima, poi Elisa Platino e Roberta Melesi rispettivamente ventesima e ventunesima. Il circo bianco ritorna in Europa e arrivano ora le prove veloci con i due Super G e la discesa di San Moritz, dove Goggia è attesa come la manna dal cielo, ma Brignone con i due Super G potrà provare l'attacco alla classifica generale, Schifrin e Gut permettendo.